Ciao a tutti ragazzi, sono Marco. Come potete vedere sono su una missione di Lester di rango 70 da 2 a 4 giocatori. Ho bloccato la visuale in terza persona e come arma iniziale ho selezionato la carabina speciale. A fare il video con me c'è Mattia, che ormai conoscete, è un amico e fa parte della crew. È una missione che è abbastanza strana. Ci tengo a dirlo sin da subito. E intanto, ricordando le armi, io ho selezionato la carabina che troviamo già dal rango 1, mentre nel rango 70 sblocchiamo sia il fucile avanzato che il mitra d'assalto. Cominciamo col vedere questa missione partendo dallo spawn. Lo spawn in questo caso, non sempre, ma in questo caso parte nell'area di servizio, sicuramente non trafficata, però distanti dall'auto. C'è da rubare un cargo bob perché dobbiamo prendere un container. Lo scopo della missione è rubare un container pieno di armi perché la Meriwether praticamente sta trafficando armi e Lester vuole intercettare il carico appunto che si trova all'interno del container e a sua volta si trova sotto un ponte. Sorvegliato, per modo di dire, perché lì ci accorgeremo che la missione è stranissima. La Meriwether che spara poco, la Meriwether che nel rango 70 ci dovrebbe tranquillamente massacrare, in realtà troviamo pochi nemici e oltretutto che sparano poco. Sicuramente ben appostati e riparati, ma ripeto, sparano poco e sono quasi inefficienti. Intanto, per entrare a Forza Ancudo, io passo sempre da questo lato, so che c'è l'ingresso dalla parte dell'autostrada, io sono abituato, poi ognuno fa le missioni come meglio si trova, sono abituato a passare dalla terza collina o terzo dirupo, no, dirupo no, però terza parte scoscesa della montagna qui sulla destra. Qui siamo sulla seconda e questa qui che vediamo appunto è la terza, ma ormai nel rango 70 penso che ci siamo arrivati tutti già per le precedenti missioni ad entrare dentro alla base militare. Allora, intanto io no, io mi fermo perché c'è un carro armato sotto che sta passando e vabbè. Il carro armato, se ci passasse adesso a fare il salto, mi cecchinerebbe perché con un tiro mi farebbe fuori. È un cecchino quel carrista. Ne so qualcosa per gli incarichi giornalieri quando c'è da rubare un mezzo. Aspetto che quasi vada a girare. Il tempo che io poi prenda la rincorsa, sicuramente avrà girato. Non me lo dovrei trovare frontalmente poi. E poi andremo a prendere io il Buzzard e Mattia il cargo Bob per andare a prendere appunto la... Wow, per una volta sono entrato benissimo. E Mattia appunto il cargo Bob per andare a prendersi il container. Il Buzzard in questa missione ha uno scopo relativo perché serve solo nella fase iniziale, non per la fase finale della missione. Mentre, come ho già detto, andiamo. Vai, vai, vai. Intanto copro subito Mattia prima che quell'affare prenda il volo perché è lento il cargo Bob. E dietro, Mattia. Ok. Non ci credo. Ah, beh. Lo so. Vai, 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 scappa. Allora, intanto mi sono perso nel discorso nella missione, ero in una fase diciamo coincidata. Benissimo, Matti, siamo in mezzo a tre elicotteri. Vabbè, tu scappa, io vedo quello che posso fare. Allora, stavo dicendo proprio del Buzzard, ma ti prendo a te. Vabbè. Bello che tu non fai la esca, Mattia. No, tu sei bello e salvato e te ne stai scappando. No, io non le faccio più le missioni con te, Matti.
Doveva fare da esca, invece è riuscito ad essere più veloce di Buzzard con un cargo bomb, non so come cavolo fa. Io vi do perché sennò qui mi seccano. E allora, dicevo, il Buzzard avrebbe lo scopo di aiutare il pilota di cargo bomb, perché in teoria, bastardo, in teoria il cargo bomb farebbe da esca e io col Buzzard in questo caso da dietro lo dovrei aiutare, quindi far fuori da dietro con i razzi sti bastardi. Ok, uno l'ho preso, ma porca. E mentre nella seconda fase, una volta recuperato il container, non serve più il Buzzard. Ci sono state missioni che sono state appunto tolte, perciò parlo in passato. No, ce n'ho uno sopra, sotto, non ho capito dove ce l'ho, Matti. Sì, tu rimani al largo e ti raggiungo. E dicevo, ci sono state missioni come armi al porto 2 e American Export, soprattutto American Export, perché armi al porto 2 mi sembra che arrivava solo un Frogger a vedere quello che facevamo, ma assolutamente non era minaccioso, se non ricordo male, ragazzi, perché stiamo parlando di un anno e mezzo fa da quando è sparita. Non mi ricordo esattamente in quale DLC si sparirono alcune missioni. No, io se rimango fermo sono fregato, Matti, adesso te raggiungo. E dicevo, non so in quale DLC, da quale DLC sparirono quelle missioni, però in Army al Porto 2 arrivava un Frogger appena attaccavamo il cargo bob al container e finiva la missione, veniva, passava, ma non rompeva le scatole. Mentre in American Export, una volta agganciato con il cargo bob il container, arrivava come ultima difesa un Buzzard nemico che ci poteva tranquillamente agganciare e sparare. Per quello era indispensabile arrivare con il Buzzard non come l'ho acconciato io, ma sano, più per la fase finale, dove bisognava poi, prima che l'amico, il compagno di squadra, agganciasse il container, portarsi comunque in quota e dire ok vai, e poi da dietro sparare al Buzzard che veniva spawnato. Tanto siamo arrivati finalmente a poter raggiungere il complesso, e questa volta, a differenza della... e queste missioni, dicevo, non ci sono più. Tanto, dicevo, per raggiungere il complesso non atterreremo dalla parte più larga, ma nella parte più stretta, che comunque è quella più comoda per generare, per attivare il checkpoint. Ricordate che chi ha visto il video in prima persona, io avevo parcheggiato il cargo bob, avevamo i ruoli invertiti, io e Mattia, avevo parcheggiato il cargo bob dalla parte più larga e dovevo poi fare a piedi un giro assurdo per non farmi vedere dalle guardie della Meriwether e attivare il checkpoint. In questo caso userò la strategia inversa, quindi mi metto vicino, non sparo, ragazzi, non fate proposito, mi metto comunque vicino alla zona di di attivazione del checkpoint, e dalla parte dove ci sono già le guardie faccio un giro leggermente più largo per poi attivare questo dannato checkpoint. Una cosa che stavo dicendo: non sparate con il Buzzard. È vero che vi aggancia i nemici, è vero che sarebbe tutto più facile, ma il rischio di prendere il container è altissimo, e la missione, una volta che siete arrivati qui, sto camion, sto tir, l'hai visto, Matti? Ogni tanto. E dicevo, una volta si... guarda sto tir! Matti, vai a prendere il tir e portalo a casa, perché quello non si vuole fare. Dicevo, una volta arrivati qui, per magari semplificarvi la vita, in realtà dovete iniziare la missione sparando con i razzi del Buzzard, perché ci sono comunque uomini, mezzi, vicino alla
al container e vi potrebbe veramente far saltare tutto. Intanto vedete, c'è un'altra guardia, sentinella, chiamatela come volete, della Meriwether qui vicino, però appena sono allineato a lui dovrei attivare il famosissimo checkpoint. Adesso dovrei attivarlo, a posto. A questo punto io inizio a far fuoco, attivami dalla mano. L'altra volta ero venuto da quel lato dove ho sparato al secondo uomo. Se me ne lasci qualcuno, matti. Questo muletto ci servirà. Anche quello va a danneggiare il muletto. Un razzo potrebbe danneggiarvi il muletto. Poi non potete più spostare il container. Grande. Matti. Tutti me ne hai fregati. Vabbè. Grazie. Mattia mi ha liberato il passaggio perché farò passare da quella parte di rete la. E allora sei pignolo oggi, eh? Grande. Va bene, Mattia che butta giù la rete per darmi una mano ancora di più. E io passerò lì con il muletto. Poi porterò appunto questo container allo scoperto in una zona comunque vasta dove Mattia può fare tranquillamente manovra e agganciarlo con il cargo bob. Dopodiché, una volta agganciato, c'è solo da portarlo a destinazione nel magazzino di Lester. Ricordo che è pieno di armi e la missione è terminata. Come avete potuto vedere, gli uomini della Meriwether si possono quasi confondere con i Balda per quanto siano, tra virgolette, inutili. Siamo nel rango 70, non vedo in cosa possa essere rispecchiata questa missione nel rango 70, non certo per il numero dei nemici, non certo per la trama, non certo per l'entità dei danni che i nemici hanno portato, perché ricordo che sono della Meriwether avrebbero dovuto fare un gran male, invece quasi del tutto inutili. Ripeto, io non ci ho trovato veramente niente di difficile né di rapportato al rango 70. Tanto qui il traffico, sto vedendo che è letteralmente impazzito. L'unica cosa che può smentirmi è vedere appunto il compenso e gli RP di questa missione. Tanto che facciamo il viaggio io e Mattia. Una piccola precisazione: andate piano quando portate container con il cargo bob, perché far rosicare, vedere che si sgancia il container, alle volte può capitare che per l'alta velocità si sganci il container. Non so se è legato all'alta velocità o qualche bug del gioco, però io alle volte sono rimasto senza container, non in questa ma in altre missioni dove comunque la trama, bene o male, è più o meno simile. Tanto vedete la minimappa, i nemici che sono per strada assolutamente non sono dannosi, sono quasi inutili sapendo che dovevamo rubare un cargo bob, quindi è un altro spawn che non capisco. E intanto che Mattia fa manovra per consegnare il container da Lester, io volevo ringraziare tutti gli iscritti. Come al solito, ringraziamento particolare ai primi iscritti al canale, chi mi segue dal vecchio canale anche, anzi soprattutto, per la fiducia che ha riportato. E al solito, le persone che ringrazio sempre sono anche quelle che seguono la pagina Facebook, soprattutto Zaika e Hector. Perfetta la manovra di Mattia, abbiamo terminato la missione, andiamo a vedere adesso gli RP e compenso. 21.980 per quello che facciamo è alto, per il rango è giusto. Gli RP li reputo giusti, se non addirittura elevati per il rango, ma diciamo giusti. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.